Buona giornata a tutti. Chi vi parla è sempre Claudio Simeoni, che porta avanti la trasmissione Magia Stragonaria e Paganesimo ed è senza Francesco oggi, perché Francesco aveva problemi di lavoro. Allora, prima di cominciare la trasmissione, io volevo fare un accenno a quello che è successo martedì qui in trasmissione insieme a Franco. Allora, cominciando dall'inizio. Allora, intanto a me mi è dispiaciuto quello che è successo. Mi è dispiaciuto quello che è successo, però la trasmissione aveva un'impostazione abbastanza caratterizzata, nel senso che si trattava di mettere in chiaro il concetto di i concetti di trascendenza e immanenza, senza per questo voler scontrarsi. Cioè, abbiamo tentato di confrontare le cose senza scontrarsi, cioè cercando di capire dove stavano le diversità. Chiaramente non è possibile che non ci sia un confronto, anche scontro, perché se le cose sono diverse, vengono vissute in maniera diversa, sentite, culturalmente analizzate e costruite in maniera diversa, è chiaro che c'è sempre il confronto ha sempre l'anima e la parvenza dello scontro. Però non era quello l'intendimento di Franco, ed essenzialmente ricordate che quella è la trasmissione di Franco, cioè Franco che conduce la trasmissione e io ero solo ospite di quella trasmissione, proprio per fare questo tipo di confronto. Quella è una trasmissione, diciamo, per confrontare. La mia invece, quando presento magia, stregoneria e paganesimo, è una trasmissione anche per scontrarsi, per cui posso anche buttare giù telefonate, posso incazzarmi, però è una trasmissione per scontrarsi. Chiaramente dopo lo scontro lo dirigo io, per cui quando c'è buttato giù le telefonate le butto giù io, questo è ovvio, insomma. Però in quella trasmissione l'intendimento era questo, per cui il sentire di Franco, ciò che Franco ha sentito e come Franco ha agito, anche se io ci sono rimasto un po' male, aveva tutto il diritto di farlo, perché quello che una persona sente è importante proprio per le sue azioni, cioè per dominare le sue azioni. E quello che abbiamo fatto l'altra volta, il discorso fra trascendenza e immanenza, cioè il discorso proprio di riuscire a comprendere l'uso diverso che abbiamo dei vari termini, delle varie concezioni, ricordatevi che noi siamo alla preistoria di queste trasmissioni, cioè noi queste cose le abbiamo trattate nelle primissime trasmissioni che abbiamo fatto un anno e mezzo fa. Per cui anche il concetto di libero arbitrio, anche tutti i concetti che noi abbiamo trattati, noi li abbiamo definiti in un ambito ben preciso. Ora, riproporre sempre quei concetti fuori dall'ambito in cui sono stati dati per spacciarli in un modo diverso è sempre una cosa abbastanza irritante comunque. Cioè, se io dico che il libero arbitrio è adattamento soggettivo alle variabili oggettive, nessuno deve permettersi il diritto di parlare del libero arbitrio di Dio. Perché? Perché lui lo può fare, ma se lo gestisce, e da me gli va giù il telefono. Perché quando io ho determinato il libero arbitrio in quel modo voi vi rapportate con me, sia che vi vada, sia che non vi vada. È chiaro che se qualcuno pensa al libero arbitrio di Dio di fare quel cazzo che vuole, di distruggere Sodoma e Gomorra, perché nel suo libero arbitrio nessuno può metterci il naso, è ovvio che questo si scontra col mio modo di leggere il libero arbitrio e si becca giù il telefono. Questo è chiaro, insomma, non ci piove sopra. Poi un'altra cosa ancora. Questo fa parte un po' del confronto che abbiamo fatto con Franco. Però per i radioascoltatori che seguono le trasmissioni, loro non si possono permettere il lusso di, ed è un lusso che si permettono, di far finta che la storia della filosofia non ci sia mai stata. Cioè, se Franco ha una sua concezione di Dio, una sua concezione del principio ordinatore, una sua concezione, e decide di confrontarla con me, io posso accettare benissimo che Franco mi detti le sue cose, perché appartengono a lui e sono le cose con cui noi ci confrontiamo. Ma però per un radioascoltatore che ascolta questo e ascolta il confronto, non può assolutamente far finta che non sia stata scritta la critica alla ragion pura di Kant. Cioè,
finché noi usiamo la radio, usiamo un mezzo con le parole, un mezzo per parlare, dobbiamo avere la dignità di usare un po' di logica, e la logica è riconoscere che la storia è esistita, la storia ha determinato delle cose, ha cancellato dei principi e ne ha immessi degli altri, ha selezionato delle situazioni e ne ha immesse delle altre. È ovvio che esiste sempre lo scontro, per cui anche le cose cancellate vengono riproposte in maniera diversa, tutto quello che volete, e questo è verissimo. Però è altrettanto vero che già con Kant non esiste nessuna dimostrazione logica e razionale dell'esistenza di un Dio creatore e ordinatore dell'universo. Per cui se i radioascoltatori vogliono discutere, a me va benissimo, però quando loro mi negano questo, queste cose vanno dimostrate. Cioè il radioascoltatore deve dimostrarmi che esiste un principio ordinatore, un principio creatore o ordinatore. Come me dovrebbe dimostrare Wojtyla per le ultime cazzate che ci sono oggi sui giornali, tanto per essere chiari. Dopodiché, se però la logica non è sufficiente, cioè se voi non, se i radioascoltatori non accettano la logica su cui andare a costruire le cose, bene, io vi ricordo che io sono un apprendista stregone e io sono stato all'inizio e alla fine dell'universo, cioè ho vissuto le tensioni di inizio e di fine dell'universo, e vi assicuro che all'inizio dell'universo non c'è nessuna volontà creatrice o ordinatrice, e l'universo tende ad andare verso la costruzione della coscienza universale, perché io ho cavalcato quelle tensioni. Dopodiché, siccome non ho nessuna intenzione di passare per matto, io chiedo a chi mi dice che esiste un Dio, che esiste una volontà creatrice, di dimostrarmelo questo, mentre io vi dimostro, quando volete, che la vita nelle cose tende sempre ad espandersi in qualsiasi forma e in qualsiasi essere questa si manifesti. Che dopo non posso dimostrarvi l'esistenza di esseri di energia, questo è vero, non posso dimostrarvelo se non avete un percorso di dilatazione di voi stessi. Però l'accettazione di mettersi in ginocchio, cioè la capacità di distruggere la propria capacità di espandersi nel mondo, è una scelta, e una volta che avete fatto quella scelta, la scelta è vostra e vi appartiene. Ora, chiarito questo, ricordo ancora che noi stiamo andando avanti con un progetto ben preciso. Noi abbiamo già dimostrato quelli che sono le nostre, i nostri principi filosofici, i nostri principi con cui legge il mondo, con cui legge la vita quotidiana. Li abbiamo dimostrati con le trasmissioni, li abbiamo dimostrati leggendovi i nostri libri, tipo il libro dell'Anticristo, e vi abbiamo dimostrato come per noi rappresentano il male. Ricordo che non rispondo alle telefonate finché non ho finito. Vi abbiamo dimostrato come per noi sia la descrizione del Dio dei cristiani, sia la descrizione del Gesù di Nazareth rappresentano la descrizione del male, di quanto c'è più di perverso nella vita. Questo ve l'abbiamo stradimostrato. Dimostrato tutto questo, abbiamo continuato in un percorso che va sia a riconoscere il divino che ci circonda, cioè tutte le divinità che ci circondano, sia a stabilire quei principi che, e quello abbiamo fatto col crogiolo dello stregone, sottraggono l'individuo dall'assoggettamento in cui viene messo, dall'essere in ginocchio. Una volta che quell'individuo è stato sottratto dalla posizione di in ginocchio, non può far altro che riconoscere il divino che lo circonda. Riconoscendo il divino che lo circonda, siamo andati avanti sempre col crogiolo dello stregone a parlare delle interrelazioni, cioè il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, che non sono altro che le interrelazioni fra il divino che cresce dentro l'individuo e il divino che lo circonda, la coscienza divina del circostante. La qualità di quelle relazioni appartengono all'individuo, cioè nessuno può dire la qualità qual è e i modi quali sono, nessuno può fare, appartengono soltanto all'individuo. Però il sottrarsi dall'assoggettamento si può stabilire come linea comportamentale. Dopodiché siamo andati avanti, e è oggetto anche di questa trasmissione, a parlare del crogiolo del male, cioè a identificare tutti quegli atti di magia nera, tutti quegli atti che fanno i preti, che fa chi è soggetto alle persone, per distruggere la capacità delle persone di dilatarsi nel mondo. Perché questo? Perché a differenza di un anticlericale, a differenza di un antireligioso,
Per noi il fatto di mettere in ginocchio una persona non è un fatto di ragionamento, non è un fatto di capire bene come sono le cose, ma è un fatto di magia. Cioè, quando si è condizionata una persona a pensare che senza Dio lei non esiste, lei non riuscirà a pensare in maniera diversa se non attraverso un grandissimo sforzo che non è dato dal ragionamento, ma è dato dalla modificazione del suo modo di guardare il mondo. Per cui una persona può sottrarsi dall'assoggettamento soltanto attraverso un atto di magia, un atto di stregoneria, oppure riconoscendo che ciò che lo circonda è il divino. Però allora potrebbe anche dire: ma ciò che mi circonda è il divino, ma è anche Satana. Se non ha altri modi per descrivere il divino che la circonda, il divino che dice: senti qua, se inutile che tu continui a metterti in genocchio, se ora che nella tua vita ti prendi la responsabilità delle tue azioni, cominci a determinare te stessa, bene, questa persona, se non ha forza culturale, capacità di descrivere in maniera diversa, può anche dire: cos'è Satana che mi dice che vado a liberarmi da questo? Magari liberarmi dalle fobie sessuali, visto che ai cristiani gli piace molto l'immagine di questi satanisti che sicuramente faranno chissà quali riti nell'oscuro. Bene, quando un cristiano si libera dalle aberrazioni, dalle fobie sessuali che i cristiani impongono fin da bambini, può succedere benissimo anche queste cose, ma questo è un prodotto dell'attività perversa dei cristiani, è un prodotto della loro costrizione che fanno sui bambini. Detto questo, noi andiamo avanti con questo programma. E dove andrà a finire questo programma? Io so dove andrà a finire. Andrà a finire che scopriremo cos'è il divino proprio nelle tensioni che elenchiamo nel crogiolo. Benissimo, allora io qui ho finito questo, dopodiché io chiedo scusa a quei radioascoltatori che si sono sentiti offesi buttando giù il telefono. Chiedo scusa a Franco, perché Franco aveva ragione dal suo punto di vista nel farlo. Nello stesso tempo io mi ci sono trovato in mezzo e mi stanno bene tutte e due le cose. Ringrazio tutti quei radioascoltatori che mi hanno telefonato a casa quasi angosciati di quello che era successo, ma in realtà non è successo assolutamente niente, nel senso che probabilmente continueremo a farlo, spero almeno che continueremo a farlo queste cose, con le dovute contraddizioni, con i casini che succederanno. Io spero anche che gli stessi casini facciano parte proprio del modo di convivere con le cose, il modo di espressione. Ora, se avete un attimo di pazienza, un attimo solo, parliamo della trasmissione di oggi. Una trasmissione di oggi con due ringraziamenti in anticipo. La Lucia da Treviso, se non vado errato, perché ho qui la lettera ma non ho la destinazione, che mi ha mandato un opuscolo proprio di musica, dove c'è un articolo in cui si accusano i musicisti rock di essere dei satanisti. Amica mia, questo fa parte effettivamente di un progetto mostruoso che è in corso in questo momento. È un progetto che farà flop, ma un grandissimo flop. Perché fa flop? Perché, come diceva qualcuno, la prima volta è una tragedia, ma la seconda è una farsa. Soltanto che nel fare flop qualcuno purtroppo ci lascerà qualche penna, speriamo non troppa. E un altro ringraziamento invece è al nostro amico poeta Lucente, che mi ha mandato un po' delle sue satire anticlericali molto, ma molto divertenti. Comunque lo ringrazierò a modo mio, appena possibile. La trasmissione di oggi è l'undicesima trasmissione del Crogiolo del Male e tratterà della meditazione. Ricordiamo che nel Crogiolo dello Stregone meditazione, contemplazione e preghiera erano tre tecniche sulle quali abbiamo messo l'accento, le abbiamo già presentate come tecniche. Di due le abbiamo fatte funzionare, ci avevamo detto come funzionavano, e la terza faceva parte della magia nera, faceva parte proprio della distruzione dell'individuo e della preghiera, ma ne parleremo più specificatamente andando avanti. Ricordo che non prendo le telefonate finché non ho finito. Nel Crogiolo del Male analizzeremo dunque la meditazione. Che cos'è la meditazione? È il fluire lento, progressivo e ordinato del pensiero formulato dalla ragione. Il pensato si svolge quando l'individuo è rilassato, lo penetra e tende a trasmettergli il senso del messaggio non solo attraverso le parole, ma anche attraverso l'articolazione dell'ascolto delle parole che affluiscono. La ragione
ordina se stessa mediante un pensare lento sul quale viene concentrata l'attenzione dell'individuo. Il crogiolo del male deve agire affinché la meditazione sia solo relativa alla soggettivazione di quanto viene presentato all'individuo. Perché l'oggettività necessita di distogliere l'individuo dalla meditazione? Perché la meditazione articola il pensato dell'individuo mettendovi ordine. Se l'individuo mette ordine all'interno del proprio pensato, allora il controllo non è in grado di dominare l'individuo se non compartecipando a quel pensato. Questo equivalrebbe ad un comando sociale che partecipa al pensato dell'individuo. Ma un comando sociale che pratica il potere di avere non può partecipare al pensato di un individuo, deve invece costringere l'individuo ad adeguarsi al proprio sistema di pensiero. La meditazione costruisce il pensato soggettivo, mentre il comando sociale deve agire per imporre il proprio pensato all'individuo. È l'individuo che deve essere piegato al pensato oggettivo, non l'oggettività che deve compenetrare il pensiero soggettivo, magari arricchendosi del rapporto. Il comando sociale non è in grado di apprezzare un nuovo pensiero. Questo lo disturba, lo distoglie dai suoi interessi e dai suoi obiettivi. La meditazione non viene insegnata, ma viene negata, negando al nuovo nato la facoltà di elaborazione soggettiva del proprio pensiero. L'intero sistema educativo è concepito partendo dal presupposto che il nuovo nato deve imparare, deve fagocitare, gli si deve insegnare, lo si deve costringere ad apprendere. Tutto il sistema educativo presuppone nel bambino la non conoscenza, non solo come ignoranza degli elementi che costituiscono il mondo, ma anche degli strumenti attraverso i quali pensarli. C'è una favola che racconta del re nudo. Il re non è vestito, ma alle persone è stato imposto di fingere, di agire come se fosse vestito. Qualora le persone non obbediscono, si presuppone che non siano fedeli al re e pertanto vengono uccise o incarcerate. Il bambino non ha obblighi di fedeltà, egli è ignorante. Proprio perché ignora, può proclamare al mondo che il re è nudo e tutti i cittadini possono proclamare che il re è nudo. La loro forma pensiero si è liberata dalla costrizione che ne impediva il fluire. In quel bambino il fenomeno veniva pensato lentamente e analizzato attraverso la capacità soggettiva, una capacità che era stata inibita nell'adulto dal terrore della morte o del carcere. L'adulto era impossibilitato a meditare. Il crogiolo del male aveva sostituito meditazione con obbedienza. La meditazione presuppone una capacità soggettiva di farsi compenetrare dal pensiero e una responsabilità soggettiva nella sua articolazione. L'obbedienza è la rinuncia alla responsabilità soggettiva attraverso l'adesione all'imposizione. L'imposizione diventa convenienza. La convenienza porta il soggetto ad aderire all'imposizione. L'imposizione viene giustificata dal soggetto che la fa propria. Il soggetto non aderisce all'imposizione perché non ha altra scelta, ma perché egli trova giusta l'imposizione. È confacente alla sua soggettività, al suo ruolo sociale. Chi detta l'imposizione è nelle condizioni di dettare l'imposizione. L'individuo soggettivizza l'imposizione. Ha ragione Dio a distruggere Sodoma e Gomorra. Loro non facevano sesso, come Dio voleva, proclama chi rinuncia ad articolare la meditazione per aderire all'imposizione. Obbedienza è la sostituzione di meditazione all'interno del crogiolo del male. Tutta la tensione del comando sociale è volta a costringere il soggetto ad aderire ai propri dettami attraverso obbedienza. Per ottenere obbedienza il comando sociale deve costruire delle condizioni affinché la disobbedienza non sia conveniente all'individuo. L'obbedienza deve però superare la costrizione fisica per diventare obbedienza con tutto il cuore e con tutta l'anima. In altre parole, l'essere umano nell'aderire all'imperio di farsi schiavo deve riprodurre il proprio ruolo di schiavitù in quanto non conosce nessun altro ruolo se non la diade schiavo padrone. Allora può insegnare al suo figlio che è meglio per lui se si ricava un ruolo sociale attraverso il quale può dare ordine ad altri schiavi, che
che dover stare piuttosto che stare nel gradino più basso della gerarchia sociale ed obbedire agli ordini. Il potere di avere articola se stesso nell'imporsi all'individuo. Ogni scelta deve avvenire all'interno del potere di avere. Non è possibile nessun altro tipo di scelta. Non è possibile uscire dalla diade imposta dal comando sociale. Che cos'è il potere di essere? Qualcosa che si mangia? La meditazione porta alla riflessione, calma le tensioni che attraversano l'essere umano e costringe i pensieri a fluire lenti e ordinati. Il pensiero non è più un groviglio confuso, ma è un fluire di parole lente e ordinate. I problemi vengono analizzati sotto ogni aspetto. Attraverso la meditazione il circostante si introduce nel pensiero, introduce i propri fenomeni e costringe l'individuo ad elencarli. Essenzialmente sono elencazioni di sensazioni davanti alle quali la ragione è un po' scossa, ma che quando le parole fluiscono ordinate la tranquillizzano. Non sono in grado di descrivere, ma entrano nel mio descritto. Il pensato non è più un groviglio caotico, ma un insieme ordinato, un insieme usato dall'individuo per analizzare il mondo. Magari quell'analisi è monca, magari si fa abbagliare da molte cose, magari non comprende i meccanismi perché non ha gli strumenti adeguati per afferrarli, ma è il suo pensiero. Non è adesione a critiche e obbediente all'imperio che deve subire, non è la furbata di chi deve difendersi da qualche cosa che non capisce e non comprende, ma che comunque vuole volgere a proprio favore. Chi usa la meditazione si sottrae all'orrore del male. Il crogiolo del male impone obbedienza e adesione al proprio pensiero. Non si deve bestemmiare, ordina il comando sociale, ma cosa significa? La meditazione si chiede il significato dell'ordine, mette in fila gli elementi che compongono quell'ordine. Cosa significa bestemmiare? A chi non si dovrebbe bestemmiare? Perché non bisogna bestemmiare? Chi viene danneggiato se io bestemmio? Perché mi si terrorizza se io bestemmio? Quali sono gli interessi che intercorrono attraverso al fatto di bestemmiare? Alla fine la meditazione dice, e questo lo dico io, che cazzata. Aprioristicamente, obbedienza dice, è vero, è giusto che io non bestemmi. Dopodiché obbedienza si rivolge a suo figlio e dice, se ti sento bestemmiare, ti picchio. All'inizio il bambino non bestemmia, perché altrimenti viene picchiato. Viene terrorizzato dall'essere picchiato. Infine fa proprio l'ordine, dal momento che non ha alternative, e riconosce che non si deve bestemmiare. Il terrore lo ha fagocitato. La meditazione scioglie il terrore attraverso lo sviluppo del problema. La meditazione porta a cogliere esattamente il nocciolo pensato della questione. La meditazione, all'interno del pensato della ragione, coglie quanto il pensato è in grado di centrare all'interno del proprio sviluppo. Così il bambino dice, non posso bestemmiare, perché altrimenti lui mi picchia. Così facendo, individuo esattamente il nocciolo della questione. Io non bestemmio perché ritengo giusto o ingiusto il bestemmiare, ma perché lui mi terrorizza. L'ingiustizia sta nel fatto che lui mi terrorizza. Terrorizzare chi non si può difendere dà comunque il diritto di bestemmiare e imprecare. E questa è la Costituzione della Repubblica. Chi crea ingiustizia non ha il diritto di chiedere obbedienza. Chi afferma o fai quello che voglio io o ti ammazzo, crea sottomissione, ma merita l'assoluto disprezzo di chi pratica la propria vita costruendo il proprio potere di essere. La meditazione scioglie i vincoli imposti da obbedienza. La sottomissione a un Dio inesistente è una sottomissione che non ha ragione di esistere, se non nella ferocia di chi l'ha imposta. Meditazione viene distrutta negli esseri umani da obbedienza e sottomissione. La pratica della meditazione libera il pensiero degli esseri umani dall'ossessione della sottomissione e dell'obbedienza. Per questo motivo hanno molto successo quei gruppi pseudo-religiosi che mettono al loro centro la meditazione. Il fluire lento del pensiero libera gli esseri umani dalle tensioni di obbedienza e insegna loro a mettere ordine nella loro descrizione.
Questo fare libera l'essere umano da molte paure e angosce che l'imposizione di obbedienza gli ha imposto. La loro energia è più viva e la loro mente meno appesantita. Purtroppo per queste persone la meditazione non è un mezzo, ma il fine del loro fare. Così, dopo aver dato delle sensazioni di liberazione soggettive, queste vengono inchiodate nella meditazione stessa. La meditazione diventa atto ripetitivo e ossessivo, un atto attraverso il quale la ragione rafforza il controllo sull'essere umano, finendo per costruire un nuovo strumento di controllo. La meditazione è un elemento del crogiolo dello stregone, uno strumento di cui l'essere umano si serve per liberare il proprio pensato da obbedienza e sottomissione. Dopodiché meditazione deve servire per articolare un nuovo pensato, aggiungere altri elementi al proprio pensato, elementi che si raccolgono lungo il cammino della propria esistenza, lungo il cammino della propria vita, affrontando le sfide che l'esistenza ci pone davanti. Obbedienza non ci chiede nessuna sfida nella vita, se non quella di riaffermare se stessa. Quando i radioascoltatori ci dicono che noi parliamo male della loro sottomissione al pazzo di Nazareth, altro non fanno che seguire i dettami di obbedienza. Essi obbediscono a quanto è stato loro imposto, a quanto è stato loro insegnato, più o meno violentemente. Essi non hanno ordinato il loro pensiero, né sono andati a cercare gli elementi che lo formano. Hanno aderito alla loro obbedienza. Questi sono gli effetti del crogiolo del male. Il loro pensiero si cortocircuita su se stesso, costruendo la loro distruzione. Nella prossima trasmissione tratteremo la contemplazione nel crogiolo del male. E mi dispiace parlare di distruzione, ma è proprio così. Cioè, pensare una cosa o pensarne un'altra non è un atto di scelta soggettiva, di scelta della ragione, ma è proprio un atto di costruzione di se stessi. Se io penso una struttura, ho una struttura di pensiero, non è che quella struttura di pensiero sia indipendente dalla costruzione di me stesso. Quella struttura di pensiero è il frutto della costruzione di me stesso. Non esiste una struttura di pensiero indipendente dal pensatore. E questa è l'essenza della teoria della filosofia aperta. Cioè, la struttura di pensiero è il riflesso di quello che il pensatore è diventato, di come il pensatore nel corso degli anni si è costruito, cioè praticamente la sua pratica di magia, la sua pratica di stregoneria. La sua pratica di magia e di stregoneria si riflette nel suo pensiero, cioè riflette il potere della propria trasformazione soggettiva nel suo pensiero. Questo è importante sapere. Cioè, non esiste un pensiero che sia indipendente dall'individuo, non esiste un pensiero che sia oggettivo, un pensiero che sia razionalmente accettato da tutti quanti, che sia oggettivabile per tutti gli individui. Il pensiero è sempre il risultato di una trasformazione soggettiva. Chiaramente ha una banda molto, molto larga, perché tutti andiamo a scuola, tutti usiamo le stesse parole, più o meno diamo tutti lo stesso significato. Ma l'articolazione delle parole, l'articolazione del pensiero, le sfumature con cui il pensiero si proietta appartengono alla singola persona e alle sue trasformazioni. Quando Wojtyla viene a dirci che sì, l'evoluzione, vabbè, ma è sempre Dio la causa principale della vita, è sempre il creatore, dopo esistono le cause secondarie che date dall'evoluzione, questa è una cagata. È solo perché lui ha bisogno di mettere in ginocchio le persone sottomettendole a una visione di un creatore. Ma è una cazzata. E bisogna che sia chiaro dire che è una cazzata. Dire che è una cazzata non è un dogma. Il dogma sta nel dire che esiste un principio creatore, indimostrabile. Quando una cosa è indimostrabile ed è frutto di pura fantasia, è una cazzata. A meno che non possa costruire delle basi dalle quali partire per costruire della libertà individuale. Allora, la vita di tutti i giorni, il modo di essere nella vita di tutti i giorni, ci determina se una cosa, magari che non è del tutto vera, ci può anche servire per andare alla ricerca di qualcosa di meglio. Però, se una cosa è assolutamente indimostrabile e serve per sottomettere, serve per bloccare la capacità di sviluppo degli individui, questa è una cazzata. Chiaro? Bene, spero di essere stato abbastanza chiaro. Adesso avete un secondo di pazienza. Cominceremo con la nostra bellissima rassegna stampa. Vi ricordo che oggi non c'è Francesco. E arriverò a coprire io tutte e due le trasmissioni e tutte
le ore che abbiamo a disposizione. Allora, cominciamo con la cazzata dell'evoluzione. Dalla Repubblica del 26 aprile 1998 si dice, lo dice il curatore della nuova edizione del libro, Darwin usò foto truccate. Darwin, per dimostrare che anche gli animali avevano sentimenti umani, avevano comportamenti umani, ha dovuto truccare delle fotografie, cioè ha dovuto fare dei falsi per dimostrare qualcosa che di vero lui aveva verificato. Vediamo un attimo una telefonata. Pronto? Sì? Buongiorno. Scusa, posso sapere, cioè, sarei curioso di sapere cosa tu hai capito di quello che hai letto? Di cosa? Tu, cosa hai capito di quello che hai letto ermetizzando? Sarei curioso di sapere cosa, insomma, hai assimilato di quello che hai letto. Cosa ho assimilato? Beh, io veramente l'ho scritto. Ah, tu hai scritto questo qua? Sì. Ma dando una stringata qua, dico, cosa vuoi dire in poche parole? Voglio dire che nel crogiolo dello stregone c'è anche un processo di meditazione, c'è un processo di far fluire lentamente i pensieri, sì, proprio per mettergli ordine. È un fare importante. Sì, ma vorrei farti una domanda. Secondo te, proprio uno che dopo la meditazione ha cercato di trovare una razionalità, una maturità, non ti pare che si abbia da assoggettare a dei parametri che sia per tutti equivalenti dopo il suo principio soggettivo fin dalla nascita? Non ti pare che si abbia da assoggettare a dei parametri che siano oggettivi? No, i parametri da cui si è soggetta sono le regole sociali. Punto e basta. Le regole sociali, non è detto che le regole sociali vadano interiorizzate. Si può soggettare una regola sociale considerandola ingiusta. Io posso dire, io non ammazzo Tizio, anche se Tizio sarebbe ammazzato, perché la legge mi dice di non ammazzare. No, la legge, la comunicazione tra persone. No. Ma io mi adeguo ai parametri che mi impongono certi comportamenti, ma questo non significa che quei parametri io li devo soggettivizzare. Per cui, per esempio, io posso accettare che i cristiani continuano a sparare cazzate contro i bambini, scusa, però scusa, non è detto che questo io non lo accettare. Non basarti solo sui cristiani o sul crogiolo dello stregone. Mi te godito solo, seghese de norme, perché a me mi risulta che la comunità, le leggi sono delle norme che la comunità mette a punto a salvaguardia della specie. Dipende. Ah no, ma quello se la strega era una norma che c'era ed era una norma che andava levata via. Ma quello se è un continuo contesto. Quello è importante per capire i processi di trasformazione. Potrei farti la domanda, che differenza c'è tra bioetica e biomorale? Potrei farti questa domanda. Puoi fare qualsiasi domanda che vuoi. Ecco, rispondimi ora, che differenza c'è tra bioetica e biomorale? Nessuna, perché a me non mi interessa. Ah, ti interessa ora solo quello che ti arrivi a capire? Sì. No, mi interessa quello che mi interessa a me, quello che vado io a trasmettere. Ah, ma decido solo che ti è il mondo. Cioè, ti, prima ti dico, non bisogna. Qui in radio che sta trasmettendo ci sono io, sì. In altre radio ci sono altre persone che dicono cose diverse. Ma nella società, detto bisogno o no di rapportarti con altre persone? Pertanto, se bisogno o no di questi parametri oggettivi a prescindere dalla tua soggettività? Gli unici parametri oggettivi sono le leggi giuridiche, e le leggi giuridiche possono essere modificate in qualsiasi momento. Questo è l'unico parametro. Parametri morali e parametri da soggettivare non esistono. Sì, l'ho capito, però vedi tu che ti adesso te giri basandoti su delle leggi, quelle che magari te vuoi fare te o vuoi fare lo Stato o vuoi fare chiunque sia, mi te ho detto dei parametri. Le leggi sono quelle che vengono imposte con rapporti di forza e basta. Lascia perdere le leggi, no, lascia perdere le religioni, lascia perdere il tuo crogiolo dello stregone. Io ti ho detto, se vuoi comunicare con un tuo simile, perché te hai bisogno del tuo simile, Gesè o lo Gesè, dei parametri che deve essere per tutti equivalenti, ora ti dico con queste parole. Non è detto! No! Perché gli unici parametri che sono validi sono le leggi dello Stato, sono quelle imposte giuridicamente. Questi sono gli unici parametri. Ascolta, tutto il resto sono delle variabili, bene, le stesse allora parole possono significare cose diverse. Allora leva questo coso che ti ho fatto io, per cortesia, se mi rispondi a questa domanda. Sì. Perché la libertà dell'essere, orca miseria, mi sono sfuggito adesso. Ah sì,
Perché la libertà dell'essere, porca miseria, mi sono sfuggito. Va bene, adesso quando cambierai in mente te lo dico. Mi richiami? Tanto sempre qua io. Va bene, dai, perché te ho detto bisogno che te sai che ti... Va bene, dai, te richiamo dopo cosa te mi rispondi, ciao. Allora, ricapitoliamo tutto dall'inizio, se no qua facciamo sempre confusione. Io sono un pagano, un apprendista stregone. I miei parametri di discussione sono quelli pagani e apprendista stregone. Perché questo? Perché questi parametri sono quelli che io vado a presentare affinché le persone possano aggiungerli ai loro e fare quello che ne vogliono. Dopo che se le persone vogliono aggiungere, sono fatti loro. Per cui quello che io predico è in funzione della costruzione del paganesimo. Non è in funzione della costruzione di un'altra cosa. Per me la libertà del fare per costruire il potere di essere è fondamentale. Per cui non mi interessa niente che ci siano altre cose. Vediamo un attimo. Pronto? Scusa, pronto? Dimmi. Eccola qua, perché la libertà dell'essere finisce dove inizia quella di un secondo e viceversa? Ok, adesso rispondo per ecco, e vorrei a parte capire che... No, io non accetto questo, perché la domanda stessa è sbagliata. Come la domanda stessa è sbagliata? Lo dico per radio, perché... Ma vuoi scherzare? Ti dico è sbagliata. Perché la libertà di un essere finisce dove inizia quella di un secondo e viceversa? No, per i trafficanti di schiavi questo è valido, cazzo! Solo per i trafficanti di schiavi, per nessun altro. Ma guarda che tu stai vanizzando adesso, sai. Non spiego perché. Scusa, okay, e poi vorrei dirti che questi parametri, malgrado una verità soggettiva, dica da essere quella oggettiva... Questo è valido solo per un trafficante di schiavi, solo all'interno del potere di avere. Non ma, è valido. Ma cosa dici tu subito, Bono? Ma pensa che anche a te se te meriti, te che dito, allora, scusa, certo. Va bene, dai, ogni modo se te... Lo capivo, va bene, dai. Non c'è modo di comunicare con te se te parli in questo modo. Se te mi dici non è valido perché io dico. Anche lì so buon dire. Ma che cavolo dico? Che diritto vuoi su di te? Però mi ti rispetto finché tu te mi rispetti. Questo è un dato di fatto. Ora, per questo reciproco rispetto bisogna che troviamo una verità oggettiva. No. E cosa troviamo qui? È schizofrenia o psico? Ma è l'incentivazione stessa che è un'aberrazione. Ma scusa un momentino, cosa andiamo in cerca della schizofrenia o psicopatia? Allora, e così comunichiamo allora, te dici. Ripeto ancora una volta, io non predico nessuna verità, io predico solo principi di libertà. Ma perché? Forse... Perché la verità non è altro che descrizione della libertà che io raggiungo in questo momento. Domani raggiungo un altro livello di libertà e ho una verità diversa. Per cui io non posso avere una verità da comunicare. Posso solo predicare dei principi di libertà. Guarda che la libertà è delimitata dalle necessità e la tua necessità è anche quella di comunicare con seconde persone, ricordatelo. Rispondimi però alla domanda, perché la libertà di un essere finisce dove inizia quella del secondo e viceversa? Te lo dico Babbo, per radio. Ciao. Allora, un attimo solo prima di tenere sulle telefonate, vi spiego un attimo una questione a questo signore. La libertà di un individuo che finisce dove comincia la libertà di un altro è la libertà del trafficante di schiavi. Perché? Perché è necessario limitare la libertà del trafficante di schiavi, altrimenti vende persone. Allora, nella storia, dal trafficante di schiavi, che era padrone in assoluto degli schiavi, si è limitato la sua libertà fino a tentare di far sparire tutta la relazione della schiavitù. Per cui il trafficante di schiavi non ha più la libertà che aveva una volta, la sua libertà è stata limitata perché anche gli altri avevano il diritto di libertà. Però questo è il concetto sempre del potere di avere, cioè del possesso degli individui. La mia libertà non è la libertà che finisce dove comincia l'altra, è la libertà di costruire il mio potere di essere, cioè è la libertà di rimuovere tutti gli ostacoli che mi impediscono lo sviluppo di me stesso, non l'appropriazione delle persone, lo sviluppo di me stesso. So benissimo come questo concetto sia talmente ostico, sia talmente folle per un cristiano o per chi è abituato a pensare che la libertà finisce dove comincia la mia, che è un concetto che non può capire, cioè o non lo capisce o comunque anche se lo capisce gli sembra ostico. Perché? Perché la libertà mia finisce dove comincia quella dell'altro solo se io voglio appropriarmi dell'altro. Solo se io voglio limitare la libertà dell'altro. In quel momento, quel concetto che tu dici appartiene esclusivamente al potere di avere, appartiene alla storia che ha limitato il traffico di schiavi, che ha limitato il potere della Chiesa Cattolica di bruciare vive le persone perché a lei gli andava di farlo. Bene, la Chiesa Cattolica ha dovuto capire, dopo lotte e lotte infami, gente che ha dovuto buttarci fuori anche l'anima, che lei non aveva il diritto di bruciare viva la gente. Per fare questo,
la Corte di Cassazione di Parigi ha dovuto cacciare via decine e decine di giudici che in periferia, nella Francia, parlo del 1600, continuavano comunque a bruciare le streghe, a bruciare le donne accusate di stregoneria. La Corte di Cassazione parigina ha dovuto rimuovere i magistrati. Perché? Perché la libertà della Chiesa Cattolica finiva là dove cominciava la libertà della gente, dove le leggi dello Stato dicevano che bisognava fare così. Per questo prima ti dicevo che l'unica cosa che io accetto nel tuo discorso sono le leggi giuridiche, cioè la capacità dello Stato di imporre le leggi a tutti, che dopo ci siano soggettivazioni delle persone, questo è un altro discorso, soggettivazione dei giudici è un altro discorso ancora. Però il tuo discorso è solo un discorso legato al traffico di schiavi, che dopo non sia traffico di schiavi, sia libertà generale, sia il modo di vivere civile, quello è un altro discorso. Io estremizzo proprio per farti capire dove va a parlare quel concetto. Dopodiché, la libertà del potere di essere è la libertà di rimuovere gli ostacoli che impediscono la mia dilatazione del mondo, la mia percezione del mondo, l'estensione delle mie ali della percezione. Questa è la libertà del potere di essere. Io non devo appropriarmi di un altro individuo. Io non devo dire a un altro, tu questo non lo devi fare. Io non devo mettere in ginocchio un'altra persona, ma devo rimuovere quegli ostacoli che impediscono il mio sviluppo, e impedendo il mio sviluppo impediscono lo sviluppo di ogni singola persona del mio sistema sociale, nel mio modo di vivere. Questo è libertà nel potere di essere, questa è la libertà che io parlo in stregoneria e nel paganesimo. Non è la libertà del trafficante di schiavi che deve essere limitata. Per questo prima ti ho detto che l'unica cosa che io riconosco è la struttura giuridica dello Stato, sono le leggi dello Stato, e chiedo agli organi preposti di far rispettare le leggi, di farle rispettare in modo come giuridicamente imposto, cioè che tutti siano uguali. Per questo io condanno il macellaio di Sodoma e Gomorra quando dice o fai quello che voglio io ti ammazzo. Perché è come se uno dicesse la legge è mia e ne faccio quello che voglio io, la impongo a chi voglio io. Questo non è accettabile giuridicamente, non è accettabile in stregoneria, poi non è accettabile neanche nella Costituzione nostra, neanche nelle leggi. Per cui tutto ciò che tende a interiorizzare nelle persone, a far soggettivare le persone, cose che le mettono in ginocchio, cose che le stuprano proprio nella loro esistenza, nella loro percezione del mondo, è chiaro che io le combatto, perché questa è la libertà del potere di avere, del potere di essere. Il potere di essere deve rimuovere ogni ostacolo che blocca lo sviluppo dell'individuo nel mondo. Lo sviluppo vale come movimento, vale anche nel sistema sociale, ma vale nella percezione, vale nel modo di sentire il mondo, vale nel modo di rapportarsi al mondo, vale nel modo di pensare il mondo. Per questo la meditazione è un elemento del crogiolo dello stregone. Pronto? Pronto? Sì? Ciao Claudio, sono il Loco. Ciao. E infatti è giusto tornare un po' alla meditazione, no? Volevo leggerti velocemente, proprio 20 secondi, un trafiletto, vorrei sapere cosa ne pensi tu. Che mi ascolti? Sì, sì, sì. Perché non ti sento molto la radio dall'altra parte. Qui dice, in profonda meditazione, quando vi dimenticate completamente del vostro corpo, potete levitare. Persino il corpo può salire su con voi, succede molte volte. Gli scienziati hanno osservato una donna in Bolivia. Mentre medita, si solleva di quattro piedi e ora è stata fatta un'osservazione scientifica. Sono stati girati in molti film, fatte molte fotografie. Davanti a migliaia e migliaia di osservatori, improvvisamente la donna si solleva e la gravità diventa nulla, annullata. Fino a ora non c'è una spiegazione di che cosa accada, ma quella stessa donna non può sollevarsi se non è in meditazione, e se la sua meditazione viene disturbata cade giù all'improvviso. Che cosa succede? Solo un secondo, Che cosa succede? In profonda meditazione voi vi dimenticate completamente del vostro corpo, e l'identificazione con esso viene rotta. Il corpo è una cosa molto piccola, voi siete molto grandi, voi avete un potere infinito, il corpo non ha niente in confronto a voi. È come se un imperatore si fosse identificato con il suo schiavo. Così che quando lo schiavo va a mendicare, anche l'imperatore va a mendicare. Quando lo schiavo piange, anche l'imperatore piange. Quando lo schiavo dice io non sono nessuno, anche l'imperatore dice io non sono nessuno. Vorrei un commento su questo, che cosa ne pensi? Mi piace, ciao. L'ultima parte. Ciao. Intanto mi piace l'ultima parte più che altro.
Per quanto riguarda poi la capacità della donna di sollevarsi, io non è che abbia dubbi su questo, perché ho visto fare delle cose anche peggiori di questo, però ogni volta che viene trasferita una capacità psi, una capacità del corpo di energia nel corpo fisico, nel mondo fisico, c'è sempre una distruzione di quello che è la capacità psi, cioè si tende a dimostrare quello che si è, in realtà ci si rimette delle capacità. Il concetto però di meditazione che stavi usando non era il concetto di meditazione che usavo io, non è la stessa cosa. La mia è la meditazione della ragione, la meditazione del pensiero. Quella che usavi tu era uno stato di trance più che meditazione, cioè era uno stato di passaggio della coscienza a un altro livello, che è un'altra cosa. Pronto? 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 Vabbè. È un'altra cosa, cioè quello che dicevi tu è una cosa tipo, io pratico sognare più che altro per quelle cose, però non è meditazione, la chiamano, probabilmente la chiamano meditazione, ma non è meditazione. Pronto? 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 Sì? Sono la Rosa, sta dicendo, come sei arrivato? Dimmi, dai. Sento ben. Dimmi quello che devi dire, dai. No, perché la roba che ha rubato femmina stamattina. Meglio che io. Fermo se capiamo. Vabbè. Il matic ne sei tanti, uno più uno meno, siamo a posto. E comunque, quello non è meditazione, è uno stato di trance diverso, è un'altra cosa. Mentre quello che io parlavo della meditazione è proprio il fermare il pensiero, cioè far fluire lentamente il pensiero per mettere ordine nel proprio pensiero. Anche seguendo un po' di respirazione, anche seguendo, ma neanche seguendo posizioni particolari, proprio mettere ordine nel caos del pensiero. Ed è importantissimo per mettere ordine nella ragione, proprio per pensare al mondo, per descriverlo. Pronto? Che è una cosa diversa dagli stati di trance. Dopodiché io sono contrario a tutte quelle cose che vanno a dimostrare delle capacità psio nella realtà. Perché questo? Innanzitutto perché avviene soltanto le primissime volte. Dopodiché la facoltà scompare perché viene letteralmente bruciata, dopodiché si ricorre a trucchi per far vedere quanto si è bravi, dopodiché si viene trattati da pagliacci. Il passaggio normalmente è quasi sempre questo, eh. C'è una descrizione di Jung, di alcune esperienze anche junghiane su questo, e alla fin fine va quasi sempre a finire così. Molto bene, andiamo un attimo l'ultima. Pronto? Andiamo un attimino ancora avanti. La parrocchia ha voce sulle adozioni, da Il Gazzettino del 28 aprile 1998. Pronto? Sì? Così? Sì, ma forse te hai un pochettino travisato quello che ti avevo detto, ti avevo fatto una domanda specifica e tu l'hai travisata. E te ho anche cercato di aiutare nel mio discorso successivo, no? Quando ti ho detto perché la libertà di un essere finisce dove inizia quella di un secondo e viceversa. E tu hai travisato dicendo che così vuol dire fare schiavi. Vuol dire invece che se uno comprende la domanda e te misura anche il livello di intelletto che uno può avere, vuol dire limiti, reciproco rispetto, perché io ti metti la fuori al discorso del schiavo, di questo, di quello. Non c'entra niente schiavo questo qui, perché è lo stesso motivo che mi potrebbe venire a dire se ti non ti hai compreso questa domanda. Beh, visto che mi sono libero e ti non puoi limitarmi alla mia libertà, vengo... Passo camminando e ti schiaccio anche con un piede, tanto io posso farlo perché sono più grande e grosso di te. Ma no! Ciao! No! Andiamo avanti ancora. La parrocchia ha voce sulle adozioni. 28 aprile 1998. Praticamente un giudice che deve fare... adottare un bambino, chiede parere al parroco del paese, il quale dice che quella famiglia, sai, non è proprio a posto per adottare il bambino. In pratica, se una famiglia è atea o ha una religione diversa, qualsiasi parroco in teoria potrebbe bloccarla. Naturalmente questa è la volontà specifica del singolo giudice, non è la volontà generale. Pronto? Ciao, dimmi. Dimmi. Pronto? Per favore, come ascoltatrice,
visto che questa è una radio democratica, non mettermi in meditazione così, capito? Cioè, hai un tono molto arrogante e non chiudermi, per favore. E poi devi lasciare parlare le persone, capito? Non devi sbattere giù il telefono. Te lo chiedo per favore, perché non devi creare ansia così. Roberta, ne parliamo con me, te? No, d'accordo. No. Roberta? Siamo in diretta. Non prendi il telefono, ciao. No? Non è segno di democrazia questo. Io, ma sei tu democratico? No, ma allora non vai bene, scusa, sai, non mi devi chiudere il telefono. Ti chiedo democrazia, per favore. E te lo chiedo per favore, ciao. Pronto? Pagliaccio? Ciao. Pagliaccio? Ciao. Andiamo avanti ancora. Arrestato un parroco per pedofilia a Trapani. Pronto? Ma? Sì, buongiorno, il Gazzettino, sono Scalzotto, della redazione di Venezia. Senti, vi chiamo per questo. Stamattina voi avete mandato un appello del... No, guarda, devo telefonare dall'altra parte. Mi dà il numero per questo? 700? Sì. 777. 700-777. Mm. Ok. Arrivederci. Allora, dal Gazzettino del 29-498, arrestato un parroco per pedofilia. Pronto? Sì? Pronto? Vabbè. Pronto? Aliaccio? Ancora? Ciao. Ignorante. Ciao. Trapani ha arrestato un parroco per pedofilia. Con l'accusa di pedofilia, i carabinieri hanno arrestato Monsignor Angelo Mustazza, di 63 anni, parroco della chiesa di Sant'Andrea a Valderice, in contrada Bonaggia. Il religioso, che sembra si sia dichiarato innocente, è stato rinchiuso nel carcere trapanese di San Giuliano. Gli incontri a luce rossi sarebbero avvenuti nella sacrestia dell'abitazione di Monsignor Mustazza, nel centro storico di Trapani. Pronto? Pronto? Radio? Dimmi. Ciao, ascolta, te la sono messa. E niente, no, io volevo dirti, no, adesso per telefono in due parole così, no? Una volta tutto il personaggio avevo detto, no, che la religione per me finisce in quanto Dio ha creato la medeva e cioè, sai la storia, no? Te l'ho detto? Ti ricordi? Beh, mi ricordo comunque. Vabbè, e dopo si carina bene, no? E dopo non viene più niente, giusto? Non lo so, dimmi quello che volevi dire tu. Sì. Ecco, tu con questo comportamento, secondo me, no? Avvali la religione, cioè avvali Dio, avvali Cristo. Cioè, esiste. Ma scusa, anche, è una domanda che tu vai? Sì. No, perché tu gli vai contro, no? Sì. E quindi adesso è un concetto, non so come si spiegare. Quindi tu l'avvali che esiste. No. Perché se non esisterebbe, tu non gli daresti neanche peso. Non è vero questo. Cioè, ho già spiegato un sacco di volte che c'è una descrizione. No, ma la tua è una contraddizione, scusa, dopo metto giù, Sì. Perché la tua è una contraddizione, secondo me, capisci come? Dici che qua, dici che là, però Cristo esiste. Per me la religione, invece, si è fermata alla creazione, perché non c'è continuità. Quindi se tu dici che Cristo è un delinquente, dici che Cristo esiste. Vabbè. E questa è la risposta per radio. Ciao, grazie. Ciao. Allora, io ho già detto un sacco di volte che non è che Cristo sia mai esistito e neanche la creazione non è mai esistita. Il problema è che esistono delle descrizioni e quelle descrizioni è come se fossero un insieme di leggi, una costituzione, diciamo qualcosa, dalle quali parte tutto l'orrore, parte tutto l'assoggettamento. Per cui la descrizione in quel momento diventa un oggetto in sé, diventa una cosa che esiste. Per cui io, quando attacco le cose, parto come se quelle cose fossero reali, perché quelle cose hanno distrutto il divenire di milioni e milioni di persone. E siccome quelle cose non devono più generare orrore, io devo attaccare quelle cose, non chi ha fatto solo chi ha fatto l'orrore. Chi ha fatto l'orrore deve essere condannato giuridicamente o eticamente o altre cose. Ma io, come filosofo, come apprendista stregone, come pagano, devo attaccare proprio la fonte dell'orrore. Pronto? Se vuoi terminare, sei presentato ignorante in tutto il pubblico. Grazie, ciao. Pubblico. Questa cosa, naturalmente. Pronto? Sono Lili De Mestri. Ciao Lili. È tanto tempo che non sento, sicché evoluzione dei tuoi trasmissioni, non so più niente. Soltanto ti ascoltavo oggi, no? E mi si viene in mente una roba, perché leggendo qualche giornale di qua e di là, chissà, è astronoma di Trieste, che è persona anziana, non mi viene in mente. L'Appia. Ecco, io ho detto così, chiese Appia,
e che io credo soltanto negli atomi, che ne domani se produrrasse un atomo e che l'atomo ti sa che mi può essere anche a cacca. Sì? E allora, fiori, non si vignò, non si vignò proprio, perché uno ti dice che l'anno che è in paradiso ti risorgi. E tanto per dire questo, tanto giustamente credo che amici siamo con l'atomo, ecco, che se riduciamo così, sì, e che mangiando un pomo può essere che l'atomo lo sa anche ad Gesù Cristo, perché penso che la facesse in caro. Ti saluto, ciao. Ciao, ciao, ciao. In effetti la credenza di una persona è ciò che la persona costruisce se stessa. Se una persona si costruisce attraverso le contraddizioni della vita, attraverso le sue scelte, e costruisce il suo modo di vedere la vita, il suo modo di vedere le cose. Pronto? Sì, pronto. Sì? Io volevo solo dirle una cosa.